però raccontarvi cosa è accaduto sui Maneskin, perché ieri abbiamo detto che l'Euro Song Contest, l'EBU, aveva già sancito che non c'era stato assolutamente nessun consumo di droga durante il contest. Poi c'è stata la prova finale, perché Damiano ha fatto il test e naturalmente non vi è traccia di alcuna sostanza stupefacente. Daria Gallarino. I'm so happy to have performed and I'm so happy that you're sono fuori di testa. Il caso è chiuso. Damiano, leader dei Maneskin, è risultato negativo al test antidroga. L'EBU, ossia la European Broadcasting Union, società preposta ad organizzare l'Eurovision, ha dichiarato che nella Green Room, dove il gruppo attendeva i risultati della finale, non c'è stato alcun consumo di sostanze stupefacenti. Si spengono quindi le polemiche e le gravi insinuazioni sostenute in questi giorni dai media francesi contro i Maneskin. Nel video sgriminato si vedeva il giovane frontman con il capocchino sul tavolo, un'immagine che è bastata a dare il via ad un'accusa terribile, per cui il gruppo avrebbe potuto rischiare la squalifica. Dopo un'indagine approfondita dei fatti, il controllo severo dei filmati e il test antidroga al quale Damiano si è volontariamente sottoposto, la questione è stata messa a tacere. Il frontman aveva abbassato la testa sul tavolo perché si era semplicemente rotto un bicchiere. Dopo il colpo basso dei rivali francesi arrivati secondi, i Maneskin possono finalmente esultare per la loro vittoria, leale e meritata.